Presidente Marchesani, è arrivata la prima vittoria in campionato, sofferta, sofferta, ma per questo forse ancora più bella. È sofferta come tutte le altre partite perché quest'anno ci siamo resi conto che partite facili non ce ne sono. E comunque è stata una partita sofferta contro, bisogna sottolinearlo, la prima della classe. Oggi abbiamo giocato un buon basket, ci sono stati anche degli errori da parte nostra importanti, ma non abbiamo fatto niente perché la strada è ancora lunga, però è chiaro che è un gruppo giovane, bisogna dare tempo, bisogna dare fiducia. In primis, tocca a me dare fiducia a questo gruppo per le parole spese la settimana scorsa, che purtroppo appena dopo la partita mi sono lasciato un po' andare, però c'era da. Mi sono sentito, ecco, in dovere di dirle queste cose e la scossa si è vista. Voglio ringraziare veramente il coach, lo staff medico, tutti i giocatori, il pubblico, i tifosi, perché comunque oggi, anche come domenica scorsa, è stato un pubblico importante che si è fatto sentire come sesto uomo. Ed era la strada giusta, quindi anche a dispetto di tanti addetti ai lavori che iniziavano a criticare un po' l'operato di questa squadra, oggi ci siamo ripresi la nostra bella rivincita che è importante, poi era importante, appunto, è vitale questa vittoria appunto per andare avanti, per il proseguo del campionato. Soprattutto dopo l'intervallo lungo è bastato accendere un po' l'entusiasmo e la squadra si è trasformata. Meluzzi, top player in campo. Meluzzi non lo scopriamo oggi. Oggi non voglio elogiare i singoli, però voglio dire una cosa importante: che il coach in settimana ha lavorato sull'asse Rebec e Meluzzi e i frutti si sono visti perché Meluzzi è il nostro cannoniere, il nostro realizzatore. C'è stato un gioco armonioso e per di più, grazie alla manovra di Rebec, alla sua regia, anche Jackson e gli altri, insomma, hanno giocato una egregia partita. L'ultima Presidente, credo che un pensiero vada a Dincic che non sta passando un momento felice. Purtroppo sì, da parte della società, da parte di tutti, ecco, va un abbraccio caloroso a Nemanja e alla famiglia e speriamo appunto che questo problema familiare venga risolto al più presto.